Ciao a tutti, in questo quinto incontro il nostro viaggio nel mondo prosegue negli Stati Uniti, precisamente a New York. Soprannominata la Grande Mela, New York resta una delle mete turistiche più desiderate al mondo, un set che non smette mai di ispirare artisti, scrittori e registi. New York raccoglie il meglio dell'arte, del design, dell'architettura e della musica di tutto il mondo. Si trovano monumenti e luoghi di grande interesse, ma in questo video ci soffermeremo in particolar modo su un'opera chiamata Liberty Enlightening the World, o nella versione francese La Liberté éclairant le monde, cioè la libertà illumina il mondo, conosciuta da tutti come la Statua della Libertà, un vero e proprio simbolo che rappresenta la libertà e che con la sua fiaccola illumina il mondo. È stata donata agli Stati Uniti dalla Francia nel 1886 come simbolo di amicizia tra i due popoli e in occasione del centenario dell'indipendenza americana. La donna rappresentata raffigura Libertas, la dea romana della libertà e della ragione. I suoi piedi calpestano la catena dell'oppressione. In mano ha le tavole della legge, con la data della proclamazione dell'indipendenza e numeri romani, mentre la torcia è la luce della libertà. In testa indossa una corona a 7 punte, le quali richiamano i 7 continenti, e infine il colore originale era il marrone, ma con la salsedine è andato a formarsi il colore verde caratteristico che ancora oggi osserviamo. Dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO, la Statua della Libertà è diventata anche una delle icone più amate e riprodotte della storia. Per esempio, Andy Warhol, pittore, scultore, regista e anche attore americano, ispirato dalla forza del monumento, realizzò molte versioni della Statua della Libertà. Una in particolare, in 3D, è passata alla storia come l'opera d'arte più costosa al mondo. L'opera di Warhol del 1962 non è comune, è una tela di 2 metri di altezza che con lenti adeguate si trasforma in un'immagine tridimensionale nella quale sono visibili 24 statue della libertà. È realizzata con inchiostri serigrafici, smalto spray e grafite. La statua della libertà prende dunque vita attraverso i colori pop che Warhol le attribuisce. Grazie alle sue numerose opere d'arte, realizzate tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, possiamo definire Andy Warhol come il rappresentante più tipico della pop art americana e come uno degli artisti più influenti del XX secolo. Vi lascio ora al tutorial di Valentina Gadioli, la quale vi presenterà un paio di esempi su come realizzare delle opere pop art in vero stile newyorkese, ispirandosi ad Andy Warhol. Grazie a tutti e alla prossima! Time we have a quarrel, it almost breaks my heart, 'cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. Yes, I learned to take the good with the bad. 'Cause each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Want to make me cry, that won't be so hard to do. If you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. Say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I?